L'isola di Ischia ha dato i natali a questo santo, che vi nacque il 15 agosto 1654 e fu battezzato con i nomi di Carlo Gaetano. Fece la professione nel 1671, assumendo i nomi di Giovanni Giuseppe. Fu il più giovane dei 12 frati che nel luglio 1674 presero possesso del santuario di Santa Maria Correvole a Piedimonte d'Alife, dove, grazie all'opera fattiva del santo, fu costruito un convento. Si inaugura nel mare di Napoli il primo tratto dell'acquedotto sottomarino, che porterà le acque del Torano e del Biferno alle isole di Procida e Ischia. Quello che vedete nelle immagini che abbiamo girato insieme al regista Michele Schiano è lo splendido mare di Ischia, ai piedi del maestoso castello aragonese, dove si trova la casa di San Giovanni Giuseppe della Croce. Ischia e il Matese hanno dunque un forte legame, non solo per l'acqua della sorgente che arriva all'isola, ma per qualcosa ancora di più profondo: la devozione per il santo di Ischia, che a Piedimonte ha dimorato a lungo. Noi siamo entrati nella sua casa all'interno del castello aragonese, dove abbiamo incontrato Clementina Pedroni, madre del proprietario, artista e scrittrice poliedrica, e un amore sviscerato per la conservazione di questo bene così prezioso per la storia e la cultura. La mia canzone che canterò. A parole tutti dicono di amare il castello. Ci si ferma all'esteriorità, ma nessuno ne conosce le ferite, la sofferenza, il palpito che esce da ogni pietra, come grido di dolore. Esso dà tanto, ma poco niente riceve in cambio. Avverto il suo lamento e ne soffro. La pietra ha una durata eterna, così come eterno il suo linguaggio. Questo è l'ultimo lavoro che lei ha scritto. Sì, l'ho scritta circa 2 anni fa, perché sono molto legata al castello e alle pietre. In pratica la mia storia con le pietre comincia da quando ero bambina, perché ho sempre fatto escursioni nei borghi antichi, nelle case antiche che all'epoca erano desolate, erano praticamente non erano abitate. Dove ci troviamo esattamente? In quale castello? Allora, ci troviamo nel castello aragonese di Ischia, e quindi io vivo qua da 44 anni e sono molto legata a questo posto, perché proprio è impregnato di storia, e in ogni pietra ritengo che ci sia la storia e l'energia di tutti coloro che hanno vissuto in questo luogo, che lo hanno amato, che lo hanno protetto, e ci sono stati anche quelli là che hanno cercato di distruggerlo. Chiaramente è tutto un groviglio di storie, di sentimenti, un intreccio di tante storie, di tante vite. E quindi dico sempre che è molto importante amare un luogo come questo, soprattutto se ci si vive sopra. A proposito di tante storie, di tante vite, Piedimonte Matese, Ischia, qual è il legame? Allora, certamente c'è l'acqua che ci unisce, perché nel 1955-56 è arrivata l'acqua da Piedimonte, quindi perché prima stavamo con le cisterne, con i pozzi, e poi un legame importantissimo è San Giovanni Giuseppe della Croce. In effetti qui al castello, a poca distanza da casa mia, c'è la casa dove ha vissuto San Giovanni Giuseppe della Croce, e qui in questa casa ci ha abitato il fratello, che era un prete, e questa era la canonica. Quindi una storia ricchissima al castello. Quindi spero sempre che queste energie di queste persone, San Giovanni Giuseppe della Croce praticamente è stato chiamato il santo delle 100 pezze, perché lui aveva un saio sempre tutto rattoppato, è diventato anche il santo patrono dell'isola, e la sua casa qui vicino è come se, in qualche modo, poco distante da casa mia, è come se io mi sentissi protetta, perché è stata una bella anima, una bella... Al di là del santo, si può essere anche non cristiani, non cattolici, non ha importanza questo. L'importante è sentire l'energia di una bella anima. Questo per me è importante. Come si fa a vivere in un castello? È difficile? Molto difficile, direi, perché tutti quelli che vengono dall'esterno dicono che è bello, però chi ci vive anche il peso della storia, il che non è poco, e quindi è molto sofferto, soprattutto perché 2500-2600 anni di storia ci pesano addosso, non è semplice. Il castello è rimasto inespugnato per 2600 anni, è stato attaccato moltissimo con i cannoni da mare, c'erano le
le navi che attaccavano con i cannoni, però è rimasto inespugnato nel corso dei secoli. E diciamo che c'è stata Costanza d'Avalos, sono vissuti nel 1005, il periodo più fastoso del castello, che era la governatrice Costanza d'Avalos dell'isola d'Ischia. Lei era ritenuta una donna guerriera, una donna molto forte, un personaggio molto forte del castello, perché era lei, quando i francesi hanno attaccato il castello, è stata lei a incitare i soldati, perché il fratello voleva arrendersi, e invece lei ha incitato i soldati a mettere le polveri nei cannoni e a dire: non dobbiamo arrenderci al nemico. E lei ha messo la corazza e andava in giro per gli spalti e diceva: non dobbiamo arrenderci, eppure lei metteva le polveri nei cannoni. Quindi questa è una bellissima figura di donna guerriero. Lei che cosa ne direbbe di fare magari un gemellaggio tra Piedimonte e Ischia? Beh, io penso che sia una cosa straordinaria, visto che c'è anche San Giovan Giuseppe, l'eremo che io ho visto, e che è bellissimo, perché poi gli eremi stanno sempre in luoghi molto particolari, cioè mi ha portato Michele Schiano, lì il mio amico. Penso che sia una cosa dovuta sia al castello che al santo che è vissuto quassù. Quindi è un dovere farlo, ritengo. Dal castello aragonese di Ischia è tutto. Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.